Caesar alacu le manno qui in Rodanum influit ad iuga iure que sequanos ab Helvetis dividunt, murum fossanque perducit. Per tradurre correttamente la frase, dobbiamo evidenziare le forme verbali. Influit, dividunt e perducit. A ciascuna forma verbale corrisponde una proposizione. Una volta individuate le proposizioni, dobbiamo isolare la principale. Per far questo è necessario focalizzare l'attenzione sugli eventuali elementi che introducono la frase. Qui, per esempio, non c'è alcun elemento. Quindi è forse probabile che questa, Caesar alacu le manno, murum et fossam perducit, sia la principale. Consideriamo le altre sono introdotte da forme del pronome relativo. Qui, influit, quindi, qui è il soggetto di questa relativa ed è riferito a l'acu le manno, l'acu dal lago le manno, che influit in Rodanum. Poi abbiamo la forma dividunt, che è riferita a que. Que, quindi, introduce una relativa che ha il suo predicato in dividunt. A chi è riferito que? Que è riferito a iuga. Iugum, iugi è il giogo, letteralmente, se usato al plurale, significa montagne. Monti. Si fa riferimento alla catena montuosa del Giura. Una volta analizzata la frase complessa, posso procedere alla traduzione.